È il momento della nostra Vittoria che abbiamo fatto vedere prima sul palco. Lei è una cosplayer di 16 anni diventata nota per la sua interpretazione del personaggio di Yu Morisawa dell'anime Incantevole Crimi. La sua passione per il cosplay, il suo amore per i personaggi di Crimi e Michael Jackson l'hanno portata a partecipare a numerosi eventi. Nel giugno del 2023 Micheletti ha intrapreso un viaggio nel Giappone per celebrare il 40° anniversario di Crimi. È stata la prima cosplayer della serie a visitare i luoghi iconici dell'anime. Ha incontrato personaggi illustri del mondo dell'animazione giapponese legato a Crimi, come l'incontro fortuito a Tokyo con la cantante giapponese Takako Ota, interprete di Yu e Crimi in Giappone. Questo incontro ha aggiunto un tocco di magia alla sua già straordinaria avventura. Vittoria ha numerosi premi per le sue interpretazioni di Yu Morisawa e Michael Jackson, di cui è anche un impersonator. Quindi direi di accogliere con un grande applauso la nostra fantastica Vittoria! Yu, una bambina speciale, un mondo magico da svelare, i suoi sogni volano nel vento, in un mondo tutto incantato. Una magia la trasforma in Crimi, una cantante dai mille colori, con la voce dolce e divina. Lei porta gioia nel cuore e nei sorrisi. Yu e Crimi, un sogno che si fa realtà. Lei canta e il cuore comincia a vibrare. Yu e Crimi, la magia dell'amicizia. Insieme vivono in un mondo di armonia. Signore e signori, una nuova cantante è la nuova promessa della Parthenon Production Company. Come ti chiami? Eh? Ho detto come ti chiami? Yu! No, aspetti, mi rendo conto che non è un bel nome. Mi chiamo Crimi, la dolcissima Crimi. Crimi è un bellissimo nome, davvero originale. Ed ecco a voi la dolcissima Crimi. Un bel applauso. Ehi, signore, ma io non la conosco questa canzone. Magia, dammi una canzone. Pimpulu pampulu parim pam pum. Sushi de dedicate ni sukeshite su.
sì che siete, sì che siete. Nel mondo spesso non c'è chi sorriderà. La vita quindi è così per chi non ha l'amore grande che ti dà gran felicità, ma solo chi lo cercherà lo troverà. Spesso sai chi lo cerca non sa che c'è grande amore intorno a sé e non lo veda, ahimè. Io lo so che l'amore per me è già qua, ma forse lui non sa che è me che amerà, che amerà, che amerà, che amerà. Nel favoloso mondo della musica, dove incontrai tanti amici, Shingo, Megumi e Kido Koro. E ora vi canterò una canzone che ho tradotto personalmente in italiano. Chiquita, anabira, canzenito,
dell'ultimo concerto, il 29 giugno. Pino Pino purtroppo arrivò troppo presto. Ogni desiderio si avvera con te,
il mondo un posto meraviglioso, con te vicino tutto è gioioso. Tantissimi, grazie ancora per questo salto che ci puoi fare sempre indietro nel tempo. Tra l'altro siamo diventati multiskillati, cioè canzoni in italiano, in giapponese, in inglese, remixate, quindi complimenti, complimenti a te, complimenti a Posi e a Nega, ok, grazie mille, salutiamola con un grande applauso.